L'8 marzo 2024 abbiamo appreso la notizia che Akira Toriyama, uno dei mangaka più influenti di sempre, ci ha lasciati. Un'opera del calibro di Dragon Ball è stata in grado di riscrivere le coordinate della cultura pop giapponese e ha permesso che questa fosse conosciuta in tutto il mondo. Ma il lavoro di Toriyama si estende ben oltre Dragon Ball e anzi varca i confini di anime e manga. In questo video, pensato per celebrare il lascito di uno dei più grandi artisti del nostro tempo, ripercorreremo le opere di Toriyama nel mondo dei videogiochi, cercando di non perdere nulla per strada. Attenzione, oggi non vi parlerò dell'infinità di adattamenti videoludici che hanno ricevuto le produzioni di Toriyama, ma solo dei progetti in cui è stato direttamente coinvolto e in cui ha creato qualcosa di nuovo pensato nello specifico per il mondo dei videogiochi. Se video del genere vi piacciono, sapete cosa fare. Io ho detto tutto, iniziamo! La prima incursione di Toriyama nel mondo dei videogiochi risale al 1986, ma non è quella a cui tutti quanti state pensando. Infatti, prima di addentrarci nel mondo di Dragon Quest, bisogna dare spazio al secondo videogioco di Dragon Ball mai pubblicato, il primo dove il maestro fu coinvolto direttamente. Si tratta di Dragon Ball Shenron no Nazo, pubblicato il 27 novembre 1986 in Giappone. Proprio come accadrà con Dragon Quest, anche questo titolo arrivò qualche anno dopo in Nord America, ma fu intitolato Dragon Power e furono tolti tutti i riferimenti a Dragon Ball. In Europa, una volta tanto, i giocatori furono più fortunati. Nel 1990 uscì infatti una versione del titolo indirizzata al mercato francese, intitolata Les Secrets du Dragon. Il gioco è un action adventure che inizialmente segue i primi volumi del manga, ma ben presto inizia a proporre una storia inedita, che vede nuovi nemici usciti direttamente dalla fantasia di Toriyama, come Bimbo, Kurilien e la MB Army. Purtroppo è difficile trovare degli artwork di questi personaggi e la grafica dell'epoca non è che renda proprio giustizia allo stile di Toriyama, però strizzando un po' gli occhi e osservando con attenzione si riesce a capire quali sono i volti mai visti prima all'interno della serie. E direi che il problema della grafica è un fattore fondamentale per capire l'apporto che Toriyama ebbe nella creazione di Dragon Quest. Senza il suo character design, la popolare serie che ha sostanzialmente inventato il genere dei JRPG non sarebbe mai esistita. Se non vi fidate di quello che vi dico, fate benissimo, però almeno prendete per vere le parole del creatore di Dragon Quest, ovvero Yuji Ori, che commenta così l'improvvisa scomparsa del maestro. Ho conosciuto Toriyama sin dai tempi in cui ero uno scrittore su Shonen Jump. Quando ho iniziato a lavorare su un Dragon Quest, gli ho chiesto di fare gli artwork del gioco sotto consiglio del publishing editor Torishima. In questi 37 anni, Toriyama ha disegnato protagonisti, mostri e ha creato un'infinità di personaggi dal grande fascino. La storia di Dragon Quest va mano nella mano col character design di Toriyama. Ed effettivamente, se Ori ha partorito il concept di Dragon Quest prendendo ispirazione dagli RPG occidentali come Ultima e Wizardry, è stato grazie al character design di Toriyama che la serie è riuscita a costruirsi una sua forte identità, legata indissolubilmente ai canoni stilistici giapponesi, tanto da far nascere direttamente un nuovo genere che vedeva il termine RPG preceduto da una J. Si potrebbe parlare per ore del lavoro di Toriyama su questa serie, il suo stile inconfondibile gli ha permesso di mantenere un tono leggero e scanzonato che si distaccava dal fantasy occidentale ma che ne conservava, già a partire dalle prime copertine, una certa epicità e dinamismo a testimonianza delle incredibili doti da regista di Toriyama. Il contributo fondamentale però va ricercato nel monster design, l'ambito dove più di tutti Toriyama è riuscito a creare un'identità precisa e distinta rispetto alle sue precedenti opere. L'esempio più iconico è quello dello slime, una creatura che è diventata il simbolo della serie e anche la sua mascotte. Un'invenzione semplice ma tremendamente efficace. E di nuovo le parole di Yuji Ori ci aiutano a comprendere l'essenzialità del lavoro di Toriyama. Toriyama ha preso una pozza di melma e grazie alla sua immaginazione l'ha trasformata in un grande personaggio. Questo è il suo potere artistico. Dragon Quest è Toriyama, ma Toriyama è Dragon Quest. Sfogliando le pagine dell'illustration book dedicati alla serie ci si rende conto di quanto lo stile del maestro si sia evoluto nel corso degli anni, seguendo in parallelo la maturazione artistica che tutti abbiamo visto su Dragon Ball. Già solo mettere a confronto le copertine degli originali su Famicom con quelli dei remake su SNES fa capire come in pochi anni lo stile e le abilità tecniche di Toriyama si fossero completamente evolute. E qui perdonate un attimo l'interruzione, ma ci tengo a condividere un mio ricordo personale di Akira Toriyama, perché anche io sono stato piccolo e come voi all'epoca ero proprio stregato dallo stile del creatore di Dragon Ball e quindi, nonostante fossi piccolissimo, chiesi insistentemente a mio padre di accompagnarmi in fumetteria per comprare questo speciale che non so
perché ne conoscevo l'esistenza, ma sapevo che c'era e sapevo che volevo comprarlo. Per farvi capire quanto sono vecchio, prezzo era ancora in lire 18.000, e questa per me fu una vera e propria rivelazione. E adoravo sfogliare così tanto questo tomo che chiesi addirittura a mio padre di plastificarlo, e fu per me una vera e propria vetrina sul mondo in generale dei manga, ma soprattutto dell'etica lavorativa di Toriyama. E conobbi, oltre a Dragon Ball, tante delle opere che per mia, diciamo, mancanza non conoscevo, ma che comunque all'epoca non erano così diffuse. Io, a parte le copertine dei tankobon, non conoscevo assolutamente nulla. Tra l'altro li chiamavo i fumetti, neanche i manga probabilmente. Ero molto piccolo, ma la cosa che secondo me è perfetta da farvi vedere in questo momento è la sezione dedicata alle copertine di Dragon Quest. Voi pensate che noi in Europa abbiamo visto il primo Dragon Quest, non lo so, l'abbiamo visto probabilmente con l'ottavo capitolo, e qui io avevo già tutte quante le copertine, che mi sembrava una cosa fantastica, e pensavo: voglio assolutamente giocare a questo videogioco. E per farvi capire quanto fosse coinvolto nelle sue creazioni, alla fine di questo volume ci sono anche delle didascalie che danno una sorta di spiegazione di quelli che sono i disegni, e leggendo i brevi pensieri che aveva a proposito delle box art di Dragon Quest, si vede proprio quell'evoluzione di cui parlavamo. Per esempio, confezione Dragon Quest 1. Ho avuto una certa difficoltà a disegnarla, perché quando ho accettato questo lavoro non sapevo ancora che tipo di gioco fosse un RPG, role playing game. E questo è quello che vi dicevo prima: sostanzialmente hanno inventato il genere e quindi hanno anche creato un'estetica che prima non esisteva. Custodia di Dragon Quest 2. Questa invece è stata facile da disegnare, perché in quel momento andavo pazzo per il gioco di Dragon Quest. È la mia illustrazione preferita fra quelle delle confezioni di Dragon Quest. Altro insight clamoroso. Qui praticamente capiamo che viveva in tutto e per tutto l'opera che andava creando, e ne diventava parte, non fruendone passivamente. Non erano semplicemente lavori su commissione, ma era un qualcosa in cui credeva profondamente. E poi, per me, una delle copertine più belle, forse insieme a quella del quarto, la copertina di Dragon Quest 3. Mi ricordo che ho fatto molta fatica a disegnarla, perché in questa serie c'erano diversi personaggi principali. E niente, penso che queste immagini siano più esplicative di mille parole, proprio per tutto quel discorso che stavamo facendo. Dinamismo, stile, epicità, ma allo stesso tempo divertimento. Quell'epica tipica della prima parte di Dragon Ball, che rimane comunque, lo diciamo, migliore anche di Dragon Ball Z. La smetto con questo inserto e continuiamo con il video. Prima di passare oltre, però, a questo punto va accennata la bizzarra storia di distribuzione di Dragon Quest in Occidente. Una roba che fa impallidire la già complessissima distribuzione di Final Fantasy. Perché mentre in Giappone gli artwork di Toriyama aiutavano il pubblico a immaginare un mondo fantasy senza eguali, difficilmente intuibile dalla spartana grafica in game, in Nord America la situazione era ben differente. Cerco di fare un riassunto velocissimo. I primi 4 Dragon Quest arrivarono in America come Dragon Warrior. Da questi venne omesso qualsiasi riferimento al lavoro di Toriyama, e il suo character design venne sostituito da un generico fantasy medievale di stampo occidentale. Le copertine dei giochi diventavano così estremamente anonime, e non è un caso che in Occidente il titolo vendeva incredibilmente di meno rispetto al Giappone. Tutti i giochi dell'epoca Super Famicom salteranno la loro localizzazione occidentale a causa della chiusura della divisione nordamericana di Enix, mentre i primi 3 titoli saranno riproposti in Nord America in delle uscite su Game Boy Color, dove, sebbene venisse mantenuto il titolo Dragon Warrior, veniva finalmente restituita l'estetica anime degli artwork di Toriyama. Il 7° episodio, apparso su PlayStation, sarà l'ultimo a mantenere la nomenclatura occidentale, e a partire dall'8° capitolo, uscito su PlayStation 2, Dragon Quest sbarcherà per la prima volta anche in Europa, conservando in tutte le regioni il titolo originale. I capitoli iniziali, a partire dal 4° episodio, sono stati riproposti in dei remake apparsi su DS e 3DS, mentre la trilogia originale è giocabile in Europa tramite delle riproposizioni in mobile e anche su Nintendo eShop. Insomma, un casino. Ma direi di andare oltre, però continuando a parlare di JRPG. Questa volta però con una serie molto meno nota, almeno in Occidente, ovvero quella di Famicom Jump. L'idea di fare un maxi crossover con tutte le serie pubblicate su Shonen Jump è vincente. E io infatti conosco questa serie
proprio grazie ai due Jump Superstars apparsi su Nintendo DS, che erano una sorta di rivisitazione del gameplay di Super Smash Bros, però in chiave bidimensionale. Non so se li avete mai giocati, ma io vi consiglio di recuperarli. Il discorso però, per i primi due capitoli della serie, apparsi in realtà molti anni prima su Famicom, è completamente diverso. Infatti questi prendevano lo stesso concept, ma lo declinavano in salsa JRPG. In Sikyo no Shichinin, credo, Toriyama ebbe un ruolo marginale, nonostante uno dei protagonisti fosse proprio Goku. A quanto pare il suo contributo si limitò al character design di Darkrai, che dovrebbe essere questo mostro qui, almeno da quanto sono riuscito a scoprire. Il problema è che non si trovano artwork ufficiali di questa esclusiva giapponese, e anche andando a spulciare gli scan del manuale di istruzioni non sono riuscito a trovare nulla a riguardo. Sono sicuro al 99% che le pagine siano state disegnate da Toriyama, lo stile è abbastanza inconfondibile, però di Darkrai proprio non c'è traccia. Recentemente però Toriyama è tornato a contribuire alla serie nel 2019 sul, purtroppo, pessimo Jump Force. Per questo titolo molto più simile agli Arena Brawler del DS, Toriyama si occupò del character design di alcuni personaggi inediti e anche del boss finale del gioco, e forse questo, ancora una volta purtroppo, è uno dei pochissimi aspetti salvabili di tutta quanta la produzione. Un vero peccato. Però per me il vero capolavoro che ha visto protagonista anche Akira Toriyama rimane Chrono Trigger, il canto del cigno dell'era 16-bit del Super Nintendo e molto probabilmente il punto più alto raggiunto da Square in quella generazione. O forse chissà, di sempre. Chrono Trigger nacque dall'intento di creare un prodotto a metà strada tra Dragon Quest e Final Fantasy, e per dar vita a un tale sforzo fu messo in piedi un Dream Team capitanato da Yuji Horii, Hironobu Sakaguchi e Akira Toriyama. Il tema dei viaggi nel tempo permise a Toriyama di esprimere tutta la sua creatività. Il maestro poteva cimentarsi con diversi tipi di design che abbracciavano anche macchinari futuristici o magari ambienti dalla natura incontaminata, dal post-apocalittico al preistorico. Infatti il suo contributo non si limitò al character design, ma di Chrono Trigger curò tutta l'estetica del gioco, compresi i protagonisti, i personaggi secondari, i mostri, i veicoli e il look di ogni era. Grazie ai grandi avanzamenti tecnologici dell'epoca, il team di designer di Square riuscì a tradurre in una bellissima pixel art i disegni di Toriyama, ma anche lo stile del mangaka aveva raggiunto un livello di maturità che permetteva di creare un perfetto collante per ambientazioni così diverse tra di loro. Poi, la riedizione per PlayStation 1 aggiungeva dei full motion video prodotti dallo stesso Bird Studio e animati da Toei, che ancora oggi sono da mascella a terra. Ma la collaborazione con Hironobu Sakaguchi continuerà nel tempo, e i due saranno uniti da un rapporto di profondità stima reciproca, come testimoniano le parole di Sakaguchi nel ricordare il suo mentore, collega e amico appena scomparso. Nel 2006 Microsoft tentava disperatamente di fare breccia nel cuore del pubblico nipponico tramite la produzione di due esclusive a cura di Mistwalker, lo studio formato da Sakaguchi dopo la sua uscita da Square. Mentre Lost Odyssey era un titolo molto maturo e aveva un approccio ambizioso allo storytelling, Blue Dragon doveva essere una celebrazione della tradizione ruolistica giapponese, e per dare un volto a un compito così importante fu scelto ovviamente Akira Toriyama, che ancora una volta, col suo stile unico, creava dei volti estremamente familiari, ma sempre affascinanti. In particolare lo stile, in linea con le intenzioni del progetto, era molto più semplice rispetto alle produzioni recenti di Toriyama, quasi a voler ripescare quella spensieratezza tipica delle sue prime opere. Il vero difetto di Blue Dragon era quello di volersi ancorare così tanto alla tradizione, tanto da risultare fuori tempo massimo. La verità è che Blue Dragon era solo un buon gioco, in un momento in cui a Microsoft serviva un system seller. Nonostante questo, furono numerosi i tentativi di trasformare il brand in un prodotto transmediale, ma l'operazione non andò a buon fine. Mentre nei due seguiti pubblicati su DS Toriyama confermò il suo ruolo da character designer, questi non fu coinvolto né nella produzione del manga né in quella dell'anime. E a proposito di serie sperimentali, sulla prima PlayStation, Squaresoft provò a dire la sua anche nel campo dei picchiaduro in tre dimensioni. Pubblicò infatti due titoli, Tobal numero 1 e Tobal numero 2, che però questo rimase esclusiva del Giappone. Gli albori del 3D erano quelli che erano, e nonostante la buona volontà degli sviluppatori, guardare oggi questi rudimentali motori poligonali non è che faccia proprio un bel effetto. Gameplay e grafica andavano di pari passo, erano pochi i prodotti che dimostravano di avere la padronanza delle tre dimensioni, e Tobal forse non era uno di questi.
Ho trovato però sempre molto affascinante il tentativo di ricreare il character design di Toriyama nei render 3D dei full motion video, ancor più che nella grafica di gioco. Non so se la nostalgia a parlare, ma per me questi FMV conservano un fascino incredibile e starei a guardarli per ore e ore. Però, cercando di essere più obiettivi possibili, il confronto proprio non regge botta. I design di Toriyama, in particolare quelli della guida del primo Tobal, dove addirittura veniva dato il background dei vari lottatori, sono inarrivabili. Che poi nel secondo capitolo il numero dei lottatori saliva a 200, ma in realtà le nuove aggiunte di Toriyama furono pochissime. È un peccato che questo titolo sia rimasto esclusivo a Jap, che a quanto pare migliorava e di netto tutto quello che si era visto in Tobal 1. Per quanto riguarda invece il mondo di Dragon Ball, dopo Shenron no Nazo, ci fu un lunghissimo silenzio da parte di Toriyama, durato circa 32 anni, che fu interrotto solo recentemente. Nel bellissimo picchiaduro del 2018, Dragon Ball Fighters, per gli amici Fighters, abbiamo la creazione di un personaggio che poi diventerà canonico, ovvero l'androide 21. Sempre nello stesso anno c'è spazio per due creazioni minori, Shallot e Zaha, per il free-to-play Dragon Ball Legends, mentre l'interessante JRPG Kakarot vedeva la comparsa di un nuovo membro del Team Genyu, ovvero Bonyu. Non si tratta di lavori che hanno rivoluzionato le sorti del brand, però fa sempre piacere vedere l'autore originale ritornare in prima linea sulla sua creazione più importante. E per chiudere abbiamo le ultime collaborazioni minori dei tempi recenti. La prima è la terza parte del sodalizio con Sakaguchi, che tornava sulle scene videoludiche nel 2019 con Phantasian. Qui il contributo di Toriyama è molto fumoso e vi spiego il perché. Gli ambienti di gioco sono stati realizzati scansionando con dei droni 3D di diorama creati a mano e a quanto pare Toriyama partecipò sotto pseudonimo ad un contest dove i vincitori avrebbero visto le loro creazioni all'interno del gioco. Quindi in Phantasian un livello è la scannerizzazione di un diorama fatto da Toriyama, ma non so dirvi quale sia, magari qualcuno di voi ha giocato il titolo e ha riconosciuto il suo stile? E poi per finire abbiamo un titolo impronunciabile, ma ci provo. Chōsoku Henkei Gyro Zetter, un altro tentativo da parte di Square Enix di creare un brand transmediale che abbraccia, in ordine, un videogioco, prima arcade e poi convertito per 3DS, un anime, un manga e anche una serie di carte collezionabili. È veramente difficile trovare informazioni riguardanti il videogioco, ma concettualmente sembra un po' il punto di incontro tra un driving simulator e un brawler tra mecha. Come dite? Un Transformers fatto dai giapponesi? Ah, l'avete detto voi, non l'ho detto io. Toriyama intanto ha realizzato il design del Beeman 500SS, un maggiolino cattivissimo a conferma della sua incredibile passione per il mecha design. Mentre trovare footage decente del gameplay è praticamente impossibile, sono riuscito a scovare dei collezionisti che mostrano la carta di gioco di questo Beeman. Dario Moccia, se ci sei, batti un colpo. So che è un finale abbastanza anticlimatico, ma i lavori di Akira Toriyama nel mondo dei videogiochi terminano qui. In realtà sono curioso di vedere se per il remake in HD 2D di Dragon Quest 3 verranno proposti anche dei nuovi artwork firmati sempre da Toriyama e soprattutto quanto il maestro abbia partecipato alla realizzazione di Dragon Quest 12, un titolo che sappiamo essere in sviluppo ormai da un bel po' di tempo. E non c'è altro da aggiungere, è stato interessante portare alla luce questo spettro della produzione di Akira Toriyama, un gigante che manca tanto a me quanto a voi. Spero che il video vi sia piaciuto, magari che vi sia tornato utile. Ci vediamo presto, io sono il Poro Crono, Michele Erdrich. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...